Bella ragazzi, qua Dredd, eccomi tornato, sono con un nuovissimo video. Bella ragazzi, qui è Ron e bentornati con un nuovissimo... Vabbè, comunque stanno anche cercando sti pezzi di merda. E abbiamo risposto già con due domande con mezzo secondo. In tre cirali. Yo. Allora, la seconda o terza domanda o la quarta alta, non lo so qual è, ce la fa Cosmo Dos Santos, perché lui giocava nel Barcellona. Fuck, Frax, c'è un libro dallo scaffale di te e spiegami perché è lì. Allora, prenderò questo libro. Oh. Oddio! Perché è qui? Non lo so, però adesso posso dirti che non c'è più. No, non è vero. Questo. Oddio, aspetta. Ok, abbiamo trovato le guide Traveler di National Geographic con la Spagna. Ho aperto e c'è la Sagrada Famiglia questa. Sì. La Sagrada Famiglia. Tutto però... Barcellona oggi. Non lo so, Barça everywhere. Vabbè, comunque non lo so perché è lì. Boh, al massimo ne prendo un altro. Cioè, adesso ce lo spieghi tu, perché questo è qui? Allegro occidentale perché c'è un cane e lui si vuole fare un cane, quindi... Francesco Piccolo, allegro occidentale. In realtà è un elefante. È un elefante. Bene, io ho visto un cane. Mongoloide. Vabbè, perché dai. Perché lui beve solo Coca-Cola. Mori. Altra domanda. Paolo Rubino, che se lo rubi e lo rivendi ci fa una cifra dei soldi. Fuck, chi è la persona che stimi di più in tutto l'ambiente di YouTube? Bella Fra. Probabilmente la persona che stimo proprio per la persona, per il lavoro, quello che fa è Gabbo, perché si rompe il culo dalla mattina alla sera. Infatti GD Squared, che si rompe il culo dalla mattina alla sera, è un lavoratore, un modenese lavoratore. Gli emiliani sono proprio lavoratori così, proprio tipo minatori, pure se c'hanno perché un negozio. I Gabrieli no. Pure i Gabrieli, ma i Gaiba, vogliamo parlare di Gaiba. Comunque, Gabbo sotto quell'aspetto lì, ecco. Voi? Ma io Ron. lui è Ron. Tu Ron. No, io Ron perché ogni video veramente ci mette l'anima. Vedi meglio, mortacci. Animo Ron. E quando lo edita. Che basta, lo spasta. Gianluigi Liuzzi, fuck, quale youtuber italiano segui, quale ti piace di più? Italiano segue un po' tutto il gruppo di Melagodo e qualche altro youtuber qua e là, tipo Breaking Italy, eccetera eccetera. E quale ti piace di più? Adesso mi aggrego a David su questo, perché è quello che diciamo che a livello di video è quello che sono fatti meglio e che mi appassiona di più e che non vedo l'ora che esca un nuovo video, è quello di Ron, probabilmente, per me. Per te penso sia la stessa cosa. Esatto. Per te è Gabbo. Per lui è Gabbo. Lui è Frocio per Gabbo. Sì, Frocio per Gabbo. È andata così. È un Gabbo fake. Vabbè, la prossima ce la fa Ciro Piccirillo, perché è così. E ci fa tette culo o patata? Ha messo una variante, diciamo. Esatto, allora per te tette culo o patata? Famo tette e patata. Tette e patata. Per te? Per me... Aspetta, tanto passano i Boeing. Vabbè, patata. Tette e patata e culo, cioè. Per me culo e patata. Patata! È come patata! Ma tu sei patata! Edward Mountain, fuck, cosa farai per i 200k? L'ho già fatto Zamp, però non ce l'eravamo detti, quindi non lo sapevo, ma stavo preparando questo video, loro non c'entrano nulla con questa cosa. E sto preparando tutto quanto riprese eccetera e uscirà diciamo per circa metà novembre, ringraziamento per i 200k, perché sarà diciamo un mega after movie di tutte quante le fiere di Mantova Comics, Romix, Games Week e Lucca Comics, dove saremo presenti tutti quanti. Tra l'altro ci saranno anche loro, quindi potete venire a prendere a pizze così pure loro. Inoltre, ultima marchettata, potete prendere lattine e strogo, magliette, comprate. Quando ti sei girato mi sono panicato. No! No! Vabbè, niente, il video è finito. E è finita anche la vita di Daryl. Lo questo essere qui è finita. E quindi niente, lasciate un bel like se volete il FAQ Time domani, sempre alle ore 8, e passate sul loro canale per altra roba. Da Godsfrax è tutto, bella.